è pervenuta, diciamo, di recente una comunicazione inerente gli importi, quella procedura, diciamo, di approfondimento richiesta in virtù della quale l'amministrazione regionale e l'assessorato regionale agli enti locali hanno nominato un commissario, e quindi attraverso questo commissario si sta cercando di capire, c'è una relazione di questo commissario, si sta cercando di capire se l'importo degli emolumenti a sindaco, assessori e consiglieri comunali è stato erogato secondo cifre corrette, insomma sono state erogate cifre corrette, o se eventualmente c'è una situazione per la quale i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco stanno percependo delle indennità o degli emolumenti, dei gettoni di presenza con un importo non corretto. Ho fatto un'interrogazione per chiedere tutti gli atti relativi a questa situazione e faccio immediatamente in aula anche un'esternazione che consentirà chiaramente poi eventualmente agli uffici di prendere le dovute precauzioni. Mi spiego subito. Il Movimento 5 Stelle, per quanto attiene i soldi pubblici, così come tutti gli altri consiglieri in aula del resto, ma ci tengo a precisare, abbiamo, come dire, un rispetto dei soldi pubblici tale che mi impone questa situazione, ancor prima di avere le risultanze definitive di questa indagine, mi impone di chiedere agli uffici di sospendere, così come del resto so che anche la Presidenza ha già fatto documentazione in tal senso, e di questo mi complimento con la Presidenza, di sospendere, diciamo, l'erogazione dei gettoni di presenza nel momento in cui questi sono non erogati secondo una cifra corretta. Mi spiego meglio, la parte eccedente cortesemente non me la date più, se eventualmente c'è una parte eccedente. Seconda situazione, siccome dalle risultanze di questa indagine ancora non è emerso con certezza qual è questa situazione, che tra l'altro arriva da una delibera consiliare del 2004, un emendamento con firme Ballatore, Mannone, Armato, la quarta firma in questo momento non me la ricordo, chiedono di portare il gettone di presenza a 95 euro nel 2004, e da allora ad oggi, con tutti i vari aggiustamenti, nessuno, e qui il mio grande rammarico, né gli uffici comunali né l'assessorato agli enti locali e tantomeno la Corte dei Conti si sono accorti di questa eventuale erogazione non corretta. Quindi credo che ci siano tante situazioni, se questa vicenda dovesse andare in una certa maniera, tante situazioni per le quali tanti hanno dovevano fare porre più attenzione e non l'hanno posta. Ma vengo alla mia proposta. Intanto diffido dall'erogarmi l'importo intero, quindi calcolate esattamente quanto eventualmente dovrebbe essere erogato e datemi solo quella cifra. Viceversa, se non succederà questa cosa, io già fin d'ora provvederò con tutti gli atti conseguenziali per iscritto, chiederò di mettere in mora il Comune in quanto creditore, e quindi diciamo che una parte della somma dei gettoni di presenza, quella che presumibilmente è in eccesso, io comincerò a depositarla in un conto dedicato e indicherò al Comune per iscritto, ai sensi del codice civile, che il creditore, nel momento in cui volesse prendere quelle somme, se le può prendere in qualunque momento, perché io non aspetto sentenze. Io, se c'è una situazione da chiarire, intanto quei soldi sono disponibili già fin da adesso per quanto riguarda il Comune. Naturalmente questa procedura occorre farla con i dovuti tempi, e quindi già mi sono rivolto a un avvocato per procedere nei tempi e con i documenti dovuti, e quindi, diciamo, nei tempi occorrenti provvederò in questa maniera, perché nessuno deve poter mai dubitare dell'operato del sottoscritto, nemmeno se l'errore non deriva dal sottoscritto, ma eventualmente se questo errore deriva da calcoli sbagliati e da delibere dubbie approvate nel 2004. Questo è quanto. Poi volevo parlare di altre cose, volevo invece spiegare. Lei è rimasto un minuto.
Un minuto. Quindi, allora, spiegazioni sulla riunione che c'è stata a Santa Ninfa oggi sui bilanci della Bece Ambiente 2013 e 2014. Che cosa è avvenuto? Chiedo di relazione in aula. Mensa scolastica. La mensa scolastica attualmente è stata interrotta. Che cosa è successo? Locali del giudice di pace, vi ricordate, ho fatto un'interrogazione per interrompere questo pagamento degli affitti dei locali del giudice di pace, visto che il giudice di pace non c'è più. Ebbene, apprendo dalla documentazione, non ho ricevuto risposta purtroppo all'interrogazione, ma ho appreso dai documenti che finalmente, a partire dal 1° gennaio di quest'anno, questa somma non è più dovuta, perché a quanto capisco è stato finalmente interrotto quel contratto. Documento unico di programmazione e rendiconto 2015. Che cosa è successo al rendiconto 2015 e per quale motivo il documento unico di programmazione e quindi il bilancio di previsione di quest'anno, siamo a maggio, ancora non arriva in aula. Poi vorrei che l'amministrazione relazionasse rispetto alla questione dragaggio, piano regolatore generale e PUDM, perché ci sono documenti che dal 2013 al 2015 si è interrotta questa situazione per quanto riguarda il PUDM. Poi volevo ringraziare il comandante dei vigili urbani per l'azione meritoria che sta facendo, perché in città si vede, è visibile che, lasciamo stare il discorso delle multe, diciamo, è visibile che c'è un piglio diverso, e quando ci sono cose da criticare le critico, quando ci sono cose su cui dire vediamo se si riesce ad andare meglio, che ben venga. Grazie consigliere Grutta, lei è andato oltre 5 minuti, quindi... Presidente, l'ultima cosa rispetto al basolato, che avevo chiesto con un'interrogazione, un intervento per quanto riguarda le varie piazze e le vie dove c'è il basolato, apprendo con piacere che l'amministrazione comunale, non già fatto, ha impegnato 23.000 euro per provvedere. Grazie. Questo è quanto, mi riservo di intervenire poi successivamente. Grazie. Grazie consigliere Grutta.